Interpellanze, interrogazioni, mozioni e denunce varie. Il PD rivendica il suo impegno sull'ex FEA, l'area pescarese che si affaccia sul lungomare con i suoi murali, se di fatto abbandonata da 5 anni. Il riferimento temporale non è un caso, ma una denuncia contro il governo di centrodestra. A sostenere l'opposizione, diversi cittadini. Dopo le passerelle di qualche anno fa che avevano vantato la realizzazione addirittura di musei, ristorazione, punti di un punto importante di socializzazione, di ritrovo. Improvvisamente si è bloccato tutto, e ad oggi siamo nello stesso punto di 5 anni fa. A seguito delle indagini effettuate nel sottosuolo, l'area è risultata inquinata, tant'è vero che è in vigore un'ordinanza comunale che vieta l'utilizzo dell'acqua presente all'interno del sito relativamente alla falda acquifera. Nel 2021 sono stati rintracciati, diciamo, degli elementi di inquinamento, cloruro di vinile, che è collegato quindi agli idrocarburi probabilmente della vecchia stazione FEA. E quindi al soggetto concessionario è stato chiesto di fare le misure di sicurezza, di messa in sicurezza e di emergenza, che sono costate 200.000 euro. E poi il piano di caratterizzazione e la bonifica. Naturalmente il soggetto ha chiesto alla Regione Abruzzo il rimborso di questi fondi o comunque la proroga di 4 anni. C'è una lettera dell'11 di ottobre in cui chiedono la proroga di 4 anni di questa concessione. E la Regione Abruzzo ha risposto picche sulla prima ipotesi e non ha ancora risposto sulla seconda. Fatto sta che i cittadini che sono qui intorno, ma tutta la città di Pescara, vede non valorizzato un sito che è molto importante invece perché si trova appunto sulla riviera, perché ha dell'inquinamento, e questo inquinamento, a detta anche dell'ASL, lo ha proprio formalizzato nei verbali delle conferenze di servizio, potrebbe anche uscire fuori da questo sito.